Allora, dunque, no, il sistema di votazione di quest'anno, come ho detto, in campionato, consente una cosa molto interessante, cioè molte volte una canzone al primo ascolto non viene capita, anche la commissione che ha selezionato ha ascoltato più volte le stesse canzoni per ascoltarle meglio, per capirle. Ora, il fatto di votarle con successive diverse giurie, prima, seconda, terza e quarta giornata, consente di aggiornare, migliorare o anche rettificare il verdetto emesso, e quindi dovremmo arrivare alla puntata finale, cioè quella del sabato, con un verdetto, mi auguro, quanto mai obiettivo. Dunque, tu quando hai cominciato a cantare? Io ho cominciato, devo dire, molto molto presto, da bambina. Il mio primo palcoscenico è stato di mezzo metro quadro, un balconcino, cantavo per ore. I miei primi guadagni sono stati dolciumi, caramelle, cioccolate. I condomini, cioè ti pagavano in sì, dolciumi. Però devo dire che hanno tutito bene il colpo, perché continuano tuttora a salutare mia mamma. Ma per cui vuol dire che tutto ma c'è un'esperienza musicale in famiglia? Tua madre, tuo fratello, le tue sorelle cantano? Sì, mio fratello suonava la batteria, sì. E un altro mio fratello invece la chitarra, mancava la solista e mi sono presentata sai io. Sai che chi pratica lo zoppo impara a zoppicare. E io so 32 anni che zoppico, sì. Pippo. Come è capitato al cantante che adesso arriverà, no? Sì. Sì, sì, che lui faceva le pulizie in uno studio di registrazione. Che conosco bene. Poi a un certo momento, volendo, ha brancato un microfono, ha provato a cantare ed è diventato cantante. E di lì è nato Alessandro Bono. Alessandro Bono. Con un amico vicino, con un amico vicino, con un amico vicino. Vedi Alessandro, senti la canzone. È un curioso scherzo del destino, perché prima ha cantato Mingardi, adesso canti tu, sì. E in coppia voi avete fatto Sanremo cantando questa canzone con un amico vicino. Esatto, nel 1992. Ed era la storia di un maturo signore che dava dei consigli d'amore a un giovane e poi diceva in fondo consigli non te ne posso dare perché in amore non si è mai esperti. La storia che ho raccontato prima, cioè della frequentazione, dello studio di registrazione, è vera? È vera, è vera. È vero, tutto vero. È vera, io prima ho fatto l'uomo delle pulizie, poi ho fatto l'assistente tecnico e poi ho cominciato a suonare e a cantare. Tuo Bono è un nome d'arte? No, non è un nome d'arte, no. È il cognome di mia madre. Okay. Perché tu ti chiami il nome paterno? Pizzamiglio. Pizzamiglio, sì. No, meglio Bono, va. Era più corto. Meglio Bono che Pizzamiglio. Annuncio, Anna! Diretto da Vince Tempera di Pizzamiglio. Vedi che c'entra Pizzamiglio. Pizzamiglio c'è. Sì. Oppure no, Alessandro Bono. Verrà un giorno in cui vivrò in un paese senza più frontiere, dove non si guarderà il futuro come chiuso sotto ad un bicchiere. Verrà un giorno e sentirò il vento caldo dei nuovi cambiamenti che in un attimo saranno qui, ma poi saremo tutti quanti pronti. Con fatica ma sapremo capir davvero cos'è una religione. Qualsiasi fede chiunque avrà si accetterà, perché va bene da ragione, oppure no. Oppure no, ed io perciò mi lascio vivere. E quando credi che l'amore tuo è solido come un bel sasso, poi per un'occhiata appena ti senti un materasso, per ragione in cui sarai col sedere grosso come una balena. Io come adesso ti amerò, e hai un fisico da sirena, oppure no? Io questo non lo so. La risposta, amore mio, è nascosta nel tempo, e ogni giorno che va via è un quadro che appendo. Mi piace vivere.
se talvolta pensi che tu non sei così importante, consolati perché sul ponte c'è tutto il resto della gente. E quindi amica mia, tranquilla, ci sono anch'io. E questo sporco mondo questa volta è giunto infine ad una svolta, oppure no? Io questo non lo so. Oppure no? La risposta, amore mio, la stiamo vivendo. E ogni giorno che va via è un quadro che appendo. E se a volte pensi che tu non sei così importante, consolati perché sul ponte c'è tutto il resto della gente. E quindi amica mia, tranquilla, ci sono anch'io. E questo sporco mondo questa volta è giunto il fine ad una svolta, oppure no? La risposta, amore mio, la stiamo vivendo. Giorno che va via è un quadro che appendo, oppure no, oppure no, 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 oppure no, oppure no. Oppure no. Alessandro Bono, ciao, aspettiamo che arrivi adesso la foto di Alessandro Bono.